Ecco qui la preparazione del tofu. Sono partita dalla messa a bagno dei semi di soia, alla quale poi ho aggiunto il doppio del peso di acqua e li ho fatti frullare per 2 o 3 minuti in un mixer o un frullatore. Si ottiene quindi un prodotto liquido e schiumoso che può anche essere allungato un pochino. Verrà poi filtrato con l'aiuto di un telino. E ottengo quindi il latte di soia che verrà bollito poi alcuni minuti in pentola. In questa parte lo faccio appunto bollire e aggiungo del succo di limone, esattamente un limone spremuto per 1 litro di latte, e si forma quindi la cagliata. Separo questa composizione dall'acqua e la metto anche qui a colare, possibilmente in uno stampino apposito tipo quello per le ricottine o semplicemente anche qua in un telino. Fatto tutta questa operazione, ci vorrà circa un'oretta o due in modo che si asciuga bene. Si conserva poi una volta ben asciutto in frigorifero per un paio di giorni oppure si può condire e consumare subito appena freddo. Io l'ho proprio lasciato pochissimo tempo e già la sera l'ho appunto condito, accompagnato da tantissime verdure e devo dire sono rimasta veramente veramente soddisfatta. Il mio primo tofu autoprodotto, ma una grandissima soddisfazione, un costo veramente basso e anche molto semplice. Ecco, vedete qui sotto c'è un po' di liquido che è ancora viene filtrato e qua il mio piatto. Buon pranzo a tutti!